Oggi a Quotidiano Medicina sono di scena gli studenti di medicina. Ve li presento subito: Serena Bancone e Giuseppe Verolino, la prima, tutti e due all'ultimo anno, quindi sono prossimi alla laurea. La prima fa l'internato di neurologia e Giuseppe quello di cardiologia interventistica presso l'azienda ospedaliera Ruggi di Salerno. Benvenuti, giovani. Buongiorno. Dunque, loro sono anche membri di Globuli Rossi, la prima associazione di studenti della facoltà di medicina a Salerno, che questa è la novità, insomma, in sé singolare, promuove il 29 aprile un meeting di aggiornamento per 100 medici sulle emergenze cardiovascolari, considerate un punto fondamentale nel percorso di cura del paziente, anche perché l'infarto cardiaco, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ecco qui vedete la brochure, qui vedete invece la classifica che fa l'OMS, rappresenta l'infarto cardiaco la prima causa di morte del mondo. Pensate, 7 milioni e mezzo di decessi ogni anno per un'ischemia cardiaca. Poi c'è l'ictus, come vedete, la BPCO, c'è cioè la broncopneumatia cronica ostruttiva, i tumori polmonari. Al quinto posto della classifica delle cause di morte, a pari merito, l'AIDS, la diarrea tra i bambini, il diabete. E dal sesto posto, pensate un po', vedete, accident route, cioè incidenti sulla strada, cioè gli incidenti stradali. Dunque, veniamo a noi. Giuseppe, voi siete i promotori di questo, diciamo, di questo meeting di aggiornamento al quale pensiamo si possono essere interessati anche persone che ci ascoltano in questo momento, quindi possono iscriversi andando sul quale Sì, sul portale. sito di apoeventi.it è possibile compilare il modulo di preiscrizione all'evento, diciamo che è appunto ECM per i medici, oltre che valido come credito formativo per gli studenti. Sì. Quindi compilare la prescrizione e poi confermare la stessa in sede di evento con la firma di entrata e quindi partecipare al nostro congresso. Ecco, siete tra i promotori, però ovviamente conservate il vostro ruolo di ascoltatori, è vero, di partecipanti. È un'anteprima, insomma, un po' anche per voi, un'anteprima da futuri medici, ma ritenete che per ora sia questo il vostro ruolo? Insomma, scalpitate come tutti i giovani che vogliono subito entrare in attività, però non è ancora il vostro momento, come si dice. Un ruolo giusto ma faticoso da gestire, mentre in altri paesi gli studenti di medicina già lavorano come volontari a fianco dei medici. Ecco, come vedete voi questo clima in questo momento, Pasquale e Giuseppe? Allora, diciamo che per noi è stata una novità assoluta perché per l'appunto, diciamo, non sempre, diciamo, si sente dell'organizzazione di congressi da parte degli studenti. Oltre che a proporre questa novità, diciamo, noi volevamo essere ancora di più parte attiva, nel processo formativo dei nostri colleghi e perché no? Portare una novità in quello che è il mondo congressuale. Diciamo che complessivamente è stata una bella esperienza, è stata una bella esperienza che speriamo dia la settimana prossima dei buoni risultati. Noi siamo fiduciosi perché quello che abbiamo potuto vedere nel nostro percorso è che l'entusiasmo nei confronti delle iniziative ce n'è tanto. E per quanto diciamo ognuno di noi ovviamente all'inizio era preoccupato da quello che poteva essere lo scetticismo da parte di chi riceveva la proposta dagli studenti, devo dire la verità, sono stato piacevolmente sorpreso dal fatto che invece Quindi grande l'entusiasmo, sensibilità, insomma. grande sensibilità nei confronti della tematica che ovviamente come chiunque ha potuto vedere è una tematica estremamente rilevante ed estremamente attuale. Proprio perché l'emergenza in campo cardiovascolare, diciamo, è ancora la prima causa di decesso. E in secondo luogo, diciamo, abbiamo avuto la chiara intenzione di portare sensibilità nei confronti della popolazione, proprio perché, come lei diceva, negli altri paesi c'è questa grossa sensibilità nei confronti della cosa. Allora, per noi era importante portare l'attenzione su questo punto. Diciamo che quello che si è, diciamo, i due aspetti che si sono venuti ad unire nell'organizzazione di questo congresso sono stati da un lato il raccogliere quelle che sono le risposte da parte di chi ci ha ascoltato, dall'altro ovviamente chi ci ha dato fiducia contemporaneamente ha delle aspettative nei Certo, nostri si aspetta confronti, si qualcosa. Ecco, aspetta qualcosa. Serena, l'obiettivo del corso è l'integrazione tra più profili professionali, è vero? Multidisciplinare, per puntare
a questa visione pratica dell'approccio con il paziente nell'emergenza cardiovascolare, quindi anche il neurologo, lo psicologo, altri profili, una visione quindi ambiziosa per studenti ancora che siete ancora, vorreste già essere dottori e da tali vi comportate, però non lo siete ancora. Di solito l'opinione pubblica guarda al vostro corso di studi, a quello di medicina, come ad un momento molto teorico, fatto di libri, fatto di accademia, dove l'approccio clinico con il paziente e con le patologie è sempre un po' lontano, è ancora come qualcosa di scritto sui libri. Però vedo che sta cambiando, cioè sta cambiando la medicina in Italia e anche da voi. Sicuramente la medicina sta cambiando e forse il fatto che siamo stati i primi studenti ad ideare e a creare, ovviamente con la collaborazione di professori e di figure comunque istituzionali che ci hanno appoggiato, questo congresso. Noi ovviamente adesso rispetto, certo, diciamo che il corso di laurea è diviso in due trienni, se così si possono definire. Sì. Il triennio preclinico, che è quello fatto primo, secondo e terzo anno, che è basato soprattutto giustamente su quello che è lo studio teorico, sì, quindi sui libri, che sono ovviamente la base e sono importantissimi. E non si discute. Assolutamente. E poi il cosiddetto triennio clinico, quarto, quinto e sesto anno, che per quanto riguarda la facoltà di medicina di Salerno, si svolge già direttamente in quelle che sono le aule, il polo didattico, insomma, che sì, si trova all'interno dell'ospedale stesso, quindi del Ruggi d'Aragona. Quindi siete già in campo lì. Esattamente. Siete in trincea, insomma. Esattamente. Siamo in trincea e ci permette non solo di appunto seguire le lezioni frontali già all'interno dell'ospedale stesso, del plesso ospedaliero, e di seguire anche quelle che sono i cosiddetti tirocini, ovvero le attività formative professionalizzanti all'interno dei vari reparti, e quindi da subito scendiamo in campo insieme ai medici e al personale infermieristico che è abituato, insomma, ci accoglie comunque con grande gioia spesso nei reparti, perché ovviamente questo ci consente di intervenire già da metà del corso di laurea, quindi dal terzo, quarto anno, quindi entrare nei reparti e innanzitutto prima assistere a quello che è un approccio clinico innanzitutto del medico, e poi talvolta, soprattutto con gli anni successivi, quinto, sesto anno, ci permette anche di avere direttamente l'approccio clinico col paziente, quindi di vedere, di assistere appunto. I pazienti vi guardano con molto interesse, con devo molta dire speranza, la verità. Come fanno anche con i laureandi in scienze infermieristiche, diciamo gli infermieri giovani. Sì, ormai giusti. È diventato, diciamo, vi guardano con molto interesse, sì, vero? Sì, allora, quello che senz'altro vi possiamo dire è che, poiché essendo adesso al sesto anno, noi abbiamo visto tutta l'evoluzione della scuola. Avete vissuto anche i momenti più difficili. I momenti difficili, le proteste, i cortei. Allora, diciamo che ce la siamo tenuta davvero stretta la facoltà. Ecco, Giuseppe, il titolo del vostro meeting, cioè Codice Rosso, ha diciamo di fondo ha un'improprietà, perché i codici con i quattro colori vanno scomparendo, il famoso bianco, giallo, rosso, perché sono già stati sostituiti sulla carta dai numeri. Quindi non ci sono più nei triage i codici nei pronto soccorso sostituiti dai numeri, però Codice Rosso giustamente evoca sempre l'emergenza, è il titolo di grandi film, ricordiamo anche film non legati all'ospedale ma alla salute, ma anche ad altre, ai Vigili del Fuoco, no? Codice Rosso con Tom Cruise, con questi grandi film. Ecco, quindi diciamo vi ha è quello che vi ha evocato il recupero di questo termine che va scomparendo? Allora, diciamo che ovviamente nell'accezione comune Codice Rosso è senz'altro ciò che più richiama alla mente una situazione. Posso dire che somiglia tanto al fatto che facoltà di medicina è rimasta e rimarrà sempre un po' è un legame per lo più affettivo, che non si chiama più facoltà oggi ma dipartimento. Adesso Dipartimento di Medicina. Però questi nomi evocano, è vero, una... Allora, diciamo, hanno intrinsecamente la caratteristica di evocare subito una situazione estremamente rilevante. Ovviamente, diciamo, per quanto ci riguarda, Codice Rosso non ci poteva essere titolo più appropriato, e non a caso poi il sottotitolo Dal territorio al reparto, proprio perché nel creare questo progetto, io, Serena e chi con noi ha collaborato alla stesura dello stesso, la nostra intenzione era fin da subito chiara, cioè far mostrare, diciamo, rendere partecipi la comunità scientifica, dove per comunità scientifica intendiamo gli studenti e i medici che infatti partecipano a pari titolo all'evento,
mettere in campo quella che è l'emergenza vera, quindi tutto il percorso che il paziente deve seguire proveniente dal territorio, giunto poi nei reparti di primo livello, quelli di emergenza, e poi quella che è la sua gestione successiva. E le relazioni del congresso sono state costruite proprio seguendo questo tipo di iter. Naturalmente questo vostro internato anticipa già quello che farete. Tu farai il cardiologo, l'emodinamista spero di sì, e invece Serena la neurologa, già avete scelto il vostro percorso. Sì, diciamo che davvero anche questa è una possibilità molto importante, il fatto di frequentare le nostre attività in un'azienda ospedaliera che comunque ha a disposizione tutte le specialità, fino anche quelle idea di secondo livello, ci consente ovviamente di prendere contatto con tutto quello che è il mondo medico a 360 gradi, e che ci ha consentito, sia nel mio caso sia nel caso di Serena, di scegliere quella che è la specialità a noi più affine. Bene, noi andiamo un po' verso le battute conclusive e concludiamo con le donne, quindi mi consentirai di chiudere con Serena, perché ogni anno, il 22 aprile, cioè oggi, ogni anno sarà celebrato in questa giornata la Giornata Nazionale della Salute della Donna, una data che coincide simbolicamente con la data di nascita di una grande donna e di un grande medico, il premio Nobel Rita Levi Montalcini, di cui vediamo tra poco questo filmato che ricorda questa grande donna medico attraverso le sue frasi. La più famosa, quella che ci è rimasta, che ci rimane più nella memoria, è meglio dare vita ai giorni che giorni alla vita. Insomma, questa è una delle frasi più belle di Rita Levi Montalcini. No? La premessa è che in tutte le cose della vita deve esserci la parità, ecco, di genere. Ecco. Nella medicina invece occorre affermare una doverosa differenza. Uomo e donna sono diversi, è vero, anatomicamente, biofisiologicamente e funzionalmente, quindi sta nascendo, già è nata, insomma, la medicina di genere, la medicina per l'uomo e una medicina per la donna, mentre in questi ultimi anni si sono un po' unificate le terapie, le diagnosi, eccetera, eccetera. Voi giovani futuri medici vi trovate a discutere di queste cose, vi sentite pronti a questa rivoluzione rispetto al passato in cui la medicina clinica era unica per uomo e donna? Certo, per noi in realtà non la viviamo tanto come una rivoluzione, nel senso che noi siamo studenti del sesto anno, per cui abbiamo cominciato a frequentare la facoltà soltanto 6 anni fa, e noi sappiamo, essendo, insomma, ci troviamo a Salerno, quindi dalla scuola medica salernitana, già dagli anni 1000 ha cominciato a non solo introdurre le donne in campo medico, e di conseguenza con l'introduzione appunto delle donne, prima donna medico, prima donna chirurgo, la donna si è da subito concentrata appunto sulle differenze e su quelle che sono i bisogni e appunto le differenze di genere tra uomo e donna, ed è lì che appunto è nata la medicina di genere, che si occupa non solo di approfondire quelle che sono le differenze sia nella presentazione clinica di una determinata patologia, perché si è visto con ricerche negli studi che anche una medesima malattia si può presentare dal punto di vista clinico in modo completamente differente tra uomo e donna, il che può ovviamente alterare anche quello che è l'approccio clinico del medico nei confronti dei due generi, oltre e ovviamente anche l'approccio terapeutico. Cioè, infatti bisogna fare riferimento anche al fatto che dal punto di vista farmacologico quelle che sono state le sperimentazioni di determinati farmaci si sono sempre svolte soltanto sull'uomo, quindi sul maschio. È sempre elemento di riferimento. Esattamente, senza però tener conto che nella donna e quindi nel genere femminile, insomma, potevano dare quelli che sono effetti collaterali completamente differenti. Oggi invece questo tema si sta affrontando, la ricerca ovviamente sta andando avanti e la conoscenza di questa differenza si sta facendo sempre più forte ed evidente, e questo consente ovviamente sia a noi futuri medici che medici attuali, che medici stessi, insomma, di avere un approccio clinico, diagnostico e terapeutico completamente differente nei due diversi generi. Sì. Bene, quindi medicina di genere è come un po' il futuro, è vero, della medicina. Ne siamo nati con questa. Come la medicina traslazionale, no? Che è nata per traghettare, diciamo, la medicina teorica verso quella pratica, clinica. La medicina che si evolve molto e vi vede in un momento veramente critico, insomma, è vero, un momento
clou, insomma, sì, diciamo un momento fondamentale, se vogliamo, per della sua evoluzione, ma quello che senz'altro possiamo dire è che alla quasi conclusione del nostro percorso di studi, che effettivamente una solida base teorica non può non essere, non può far, non far parte del curriculum di base di un buon medico. Quindi nonostante molto spesso magari si venga attaccati soprattutto dai paesi esteri che proiettano molto rapidamente i nostri colleghi diciamo in trincea, vero è che un'ottima formazione di base dal punto di vista teorico è penso io non solo la prerogativa fondamentale per emergere come medico, ma per gestire quelle situazioni difficili, perché la situazione tra virgolette medica ordinaria è gestibile con la preparazione teorica. Sì. Una ottima preparazione teorica aiuta a divincolarsi dalle situazioni di particolare difficoltà, senza benissimo dubbio. Bene, complimenti per il vostro meeting che è aperto ancora le iscrizioni, fino al 29 aprile, e anche per le vostre, il vostro futuro, le vostre attività. Grazie.